microfono, scusate. Sì, buonasera. Forse è una coincidenza, ma sono qua per fare molto rapidamente un bilancio di un percorso che è cominciato, se non sbaglio Marco, proprio un anno fa, perché era preciso, quando appunto abbiamo avviato questo percorso di collaborazione con il Comune di Pisa. Abbiamo siglato una convenzione con il mio dipartimento, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che prevedeva tutta una serie di attività comuni, tra le altre anche la possibile elaborazione di un codice di comportamento. E proprio su questo input appunto dell'amministrazione comunale di Pisa, a cui si è aggiunto, è una coincidenza singolare, anche un'analoga richiesta da parte di Avviso Pubblico, abbiamo avviato questo percorso. Abbiamo costruito questo piccolo documento qui il merito me lo assumo io, ho voluto battezzare Carta di Pisa, che sta diventando, credo, uno strumento molto conosciuto e credo apprezzato per introdurre all'interno delle amministrazioni locali, perché è rivolto prevalentemente agli enti locali, alcuni elementi e spunti di controllo che possono, credo, diventare un esempio di buona pratica. Ora, come buona pratica vorrei anche rammentare proprio questo percorso di collaborazione. La convenzione col Dipartimento è nata perché appunto alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale, così come dell'amministrazione provinciale, hanno frequentato negli ultimi 2 anni questo percorso formativo, che è il primo e unico in Italia, il Master in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, che è organizzata appunto dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pisa insieme con Libera ed Avviso Pubblico. E quindi credo che sia diventato proprio un esempio di interazione virtuosa tra appunto le istituzioni pubbliche, le amministrazioni locali e la nostra università. Sotto questo profilo io credo che la Carta di Pisa, appunto questo codice etico che come dire, precorrendo i tempi ha introdotto una serie di vincoli e di limiti che credo siano abbastanza significativi, il divieto ad esempio di accettare regali che superano una soglia minima di valore, o l'obbligo di dimissioni per gli amministratori locali che abbiano ricevuto una richiesta di rinvio a giudizio da parte della magistratura per tutta una serie di reati legati appunto a corruzione e infiltrazioni mafiose. Ecco, credo che questo codice etico, questa carta etica, possa diventare uno strumento pratico, efficace, per introdurre elementi di maggiore controllo pubblico nei confronti dell'azione politica e dell'attività amministrativa. Da questo punto di vista devo confessare che avendo coordinato i lavori del gruppo di ricerca che ha prodotto questo documento, sconto il fatto di essere estremamente scettico sulla sua in generale sulla capacità dei codici etici di modellare, di plasmare in positivo l'attività della pubblica amministrazione, perché semplicemente l'Italia è il paese dove già di regole ce ne sono troppe e si rispettano a malapena quelle che prevedono delle sanzioni. Ora, la caratteristica dei codici etici è precisamente quella di prevedere una serie di buoni principi, di principi di buona politica, potremmo dire, senza che siano previste delle sanzioni. Ora, proprio per questo, nella Carta di Pisa, al contrario di quello che accade, documenti analoghi che poi sono stati approvati in passato, sono per la prima volta, credo, introdotti alcuni elementi e strumenti di controllo e anche di possibile applicazione di sanzioni nei confronti di coloro che non rispettano questi principi, che ritengo possano renderlo uno strumento molto più efficace di quelli che si sono osservati in passato. Un'ultima notazione, proprio per scongiurare il rischio che la Carta di Pisa diventi così uno strumento inutile che serve soltanto a qualche amministratore locale per fare un po' di maquillage, è previsto una sorta di tagliando periodico. In realtà è un lavoro in fieri che stiamo già conducendo, che prevede da un lato un monitoraggio di tutte le diverse formulazioni con cui il documento è stato approvato dalle diverse amministrazioni locali,
Peraltro l'amministrazione comunale di Pisa è stato il primo comune che ha adottato il codice etico e ha introdotto alcuni elementi, credo, migliorativi di cui terremo conto, per così dire, nella versione 2.0, quella che annualmente sarà proposta e presentata all'interno del sito di avviso pubblico. Analogamente è previsto che siano applicati tutta una serie di meccanismi di controllo per verificare se effettivamente la carta etica è stata in alcune occasioni invocata come strumento per così dire correggere in qualche modo o sono state applicate le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di alcune delle disposizioni del codice. Un ultimo punto, credo che anche grazie a questa collaborazione che abbiamo avviato con l'amministrazione comunale la città di Pisa si candida a diventare veramente un laboratorio di buone pratiche, o meglio di pratiche per una buona politica, e in questo senso mi auguro che in occasione del futuro incontro l'anno prossimo ci siano delle novità positive anche su questo fronte. Grazie.